Il sorriso dopo la sofferenza, la nuova carica dopo l'esaurimento, i gol salvavita dopo i dubbi e le papere. Così la Juventus si rimette in corsa e inizia la sua 6 giorni, mercoledì la corrida di Atene, sabato quella a Marcord con la Lazio, come un corridore che dopo un pericoloso surplus indovina il primo sprint. A spingerla verso il secondo successo esterno dopo quell'inaugurale di Napoli, un ritrovato Zidane, un buon Tacchinardi e un arrabbiato Davids. Ma è soprattutto lui, Trezeguet, all'inizio insipido, ad approfittare a fine primo tempo di un errore imperdonabile per questa regina che deve salvarsi. Taibi, con una correttezza che non è di tutti i giocatori italiani, si presenta in conferenza stampa dopo una giornataccia. Sì, una giornataccia perché abbiamo perso e poi sul primo gol ho sbagliato e ho contribuito alla sconfitta. Che cosa è successo? Ma è successo che c'era Del Piero da solo, sono uscito fuori dai pali, l'ho presa di testa perché ero fuori area, poi quando stavo cercando di riprenderla Del Piero mi ha ostruito ancora, per me era fallo, però purtroppo l'arbitro non l'ha dato, non mi andava di poter stare a fare ridere l'Italia e a quel punto è giusto che mi prenda le mie responsabilità. Il resto è nel volatone in discesa di Bianconeri che ancora con Trezeguet nella ripresa raddoppiano con furbo tempismo, confermando la capacità di reazione di guerrieri più o meno antichi e comunque vogliosi di lanciare nuove sfide. Ogni volta è una domanda rituale ad Ancelotti, Del Piero. Ma tanto non faccio fatica a rispondere. Sta, secondo me, trovando continuità nel gioco, è sempre molto presente nelle nostre azioni d'attacco, nel nostro gioco d'attacco. Per la regina, senza gol da 292 minuti, alla quarta sconfitta dopo il successo al debutto con l'Inter, oltre a qualche motivata protesta, una partita a rischio con 3 esordienti in un colpo solo. I centrocampisti, brasiliano biondo Mozart, potente e sicuro, un buon acquisto, il segaligno argentino Ricardo Veron e il difensore esterno ceco Iranek, KO per una botta al costato dopo appena 20 minuti. In avanti, troppo soli e fragili, Marazzina e il portoghese Da Costa. Oggi mi sono più che mai convinto che possiamo centrare l'obiettivo, anche se non sarà semplice, ma ci proviamo. Carlo Ancelotti aveva pensato alle ragioni del cuore come la soluzione giusta davanti alla salita di questa settimana terribile. Ed a proposito di cuore, forse c'è anche un po' di merito nell'affetto dei tifosi del sud, un presidio fisso sotto l'albergo del centro dalla mattinata fino al rientro da vincitori, se la Juventus, un po' malandata, ha ritrovato le cose che aveva smarrito, soprattutto anima e orgoglio. Guarita la Juventus? Beh, io penso proprio di sì, avete visto come ha giocato, credo che abbia dimostrato e abbia meritato una vittoria che penso non sia da discutere. Ed ora rotta su Atene, poco distante dal mare di Calabria, con qualche pensiero da questa domenica. Diciamo Trezeguet, 2 reti per Messier Golden Goal, dall'europeo ad oggi un bel curriculum di uomo decisivo. Gol pesanti in campionato ed in Champions League e proprio contro il Panathinaikos nella gara d'andata. L'uomo giusto per la partita della vita ad Atene, avvocato Moggi? Sanno tutti benissimo che ci sarà e c'è un turnover in atto perché gli impegni sono molti, quindi Trezeguet, se l'allenatore farà giocare, gioca, altrimenti va in panchina. Ad Atene soprattutto con un rammarico, Zidane tornato lucido ed ispirato e ci scappa un pensiero ad alta voce. Non abbiamo Zidane, ne metteremo Del Piero, poi questo è un problema che riguarda l'allenatore. Ecco l'inevitabile nota di chiusura, Del Piero. La speranza è una notte da protagonista ad Atene per Pinturicchio. Bene oggi. E il voto di Moggi, il censore? È in segreto, il libricino dei voti, quindi preferisco leggere i vostri prima.